Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Tour de France, oggi tappa 14, cominciamo a assaggiare i Pirenei. Manca solo una settimana, oramai la conclusione della grande corsa a tappe che è stata veramente piena di grandi emozioni, di grandi imprese da parte di diversi corridori. Ci piacerebbe che fosse ancora aperta anche per la vittoria finale. Oggi poteva essere una tappa già adatta a qualche colpaccio. Credo che il modo migliore per attaccare Poggi e cercare di portargli via la maglia sia entrare in qualche fuga da lontano, creare confusione nella corsa e creare quindi difficoltà anche per Poggi con la sua squadra di cercare di controllare un po' tutto. Oggi c'è stata bagarre all'inizio, ma per entrare nella fuga di giornata ne è uscita una bella fuga, con tanti corridori veramente importanti. Avevamo Mollema, avevamo Fraile, avevamo Chaves, avevamo Guillaume Martin, avevamo Cattaneo, avevamo Mentis, c'era della bella gente veramente. È uscita una tappa divertente comunque per quello che riguarda la classifica, corsa come sempre a un ritmo pazzesco. Siamo arrivati addirittura prima delle 5 al traguardo, pazzesco veramente, su una tappa con 5 Gran Premi della montagna, per quanto non cime particolarmente complicate, ma comunque tutto saliscendi, strade strette, eppure si è andati a una velocità folle. Ha vinto Bauke Mollema. Finalmente la Trek Segafredo porta a casa la prima vittoria di questo Tour de France. Mancavano 40 km al traguardo quando l'olandese è partito alla sua maniera, si è involato, nessuno è riuscito ad andargli dietro, ci ha provato poi Ligesbert, ma non è riuscito. Mollema si è avvantaggiato mano a mano, ha tenuto più di un minuto di vantaggio, con il quale ha scollinato l'ultima côte che aveva anche una parte del 12% di salita. Dietro c'è stata un po' di bagarre, ci ha provato Chaves, ci ha provato Higuita, ci ha provato Cattaneo, Conrad, ma nessuno si è riuscito a staccare, e nel disordine Mollema è riuscito a portare a casa il risultato. Una vittoria molto prestigiosa per lui, per la Segafredo, che finalmente appunto riesce a portare a casa questo successo. Era nato in fuga anche Skoonis all'inizio, ma non andava bene, e quindi il gruppo si è riportato dietro. Mollema aveva spinto anche lui per cercare di ricongiungersi con questa fuga iniziale. Mollema in carriera, già vittoria in Lombardia, vittoria alla corsa al Classico di San Sebastian, insomma un gran bel corridore, una vittoria bella, meritata, ha vinto a braccia alzate e ci sta assolutamente. La grande operazione del giorno però per la classifica, appunto, ci aspettavamo magari qualche colpo in più da parte degli uomini più vicini a Pogačar per cercare di rientrare in lotta per la maglia gialla, riaprendola con uno scarto minore per l'ultima settimana. Invece i movimenti sono stati da dietro, si sono mossi bene Guillaume Martin e Cattaneo, che hanno guadagnato parecchio, perché il gruppo alla fine, una volta che ha lasciato andare la fuga, non si è minimamente impegnato. L'Aue si è messa tranquilla davanti a tirare, a un certo momento ci ha provato soltanto la Educational, probabilmente per proteggere il secondo posto di Uran, a dare una mano all'Aue, ma nessuno si è dannato particolarmente, anche sull'ultima côte, che appunto con questa 12% di pendenza si prestava magari a qualche colpo, a qualche tentativo di movimentare un po' la situazione e cercare di guadagnare qualche secondo. Nulla è stato fatto, il gruppo è arrivato a 6,53. Come dicevamo, l'operazione del giorno è sicuramente quella di Guillaume Martin e di Cattaneo. Martin addirittura si porta al secondo posto in classifica generale, distanziato di 4 minuti e 4 secondi rispetto a Pogačar. Certo, cambia poco per i destini del Tour de France. Martin non credo abbia la gamba, la possibilità, le caratteristiche per poter essere competitivo nelle prossime tappe, dove si andrà in alta montagna, dove ci saranno delle côte veramente impegnative, quindi credo cambi poco. Però in questa confusione per il podio, dove abbiamo tantissimi corridori in una distanza veramente ravvicinata, Guillaume Martin fa veramente un bel colpaccio e dà anche alla Francia, in questa stagione di tour così un po' complicata, dove i corridori per la classifica, come per esempio Godu, hanno avuto diverse crisi e ne sono usciti facilmente. Martin stesso, ondivago, per le volate de mer, ha trovato una stagione assolutamente negativa. Boigny ci ha provato con qualche buon risultato all'inizio, qualche buona volata, ma alla fine non è riuscito, contro questo Cavendish scatenato, a portare a casa niente. Per la Francia un po' di gloria e questo secondo posto momentaneo in questo weekend importante, dove domani appunto cominceremo a affrontare i Pirenei ancora più duri. Secondo uomo che ha fatto una grande operazione di giornata, l'italiano Cattaneo, che si è portato con un quarto posto di tappa, addirittura al decimo posto con 9,48 di classifica, entra nella top 10, che è sempre un risultato di prestigio. Come detto, mi aspettavo qualcosa dagli uomini di classifica, vediamo se invece lo faranno domani. Certo, per caratteristiche dei corridori, Uran è terzo a 5,18, non si è ancora visto sostanzialmente in un'inquadratura con la sua classica corsa in difesa, magari riuscirà
era ancora ad andare sul podio senza fare sostanzialmente niente. Anche Carapaz, quelle volte che ha provato ad attaccare, è stato subito rimandato indietro. Kelderman non ha certamente nelle sue caratteristiche quelle di poter fare qualche colpaccio, è settimo a 6,16. Lutsenko, ottavo a 6,30. Lo avevo visto bene al Delfinato, ma anche qui non sta facendo nulla di particolare. Diciamo, da questi corridori ci dovremmo aspettare qualcosa. Gli unici, forse, O'Connor aveva già fatto il colpaccio settimana scorsa quando ha vinto la tappa. Non so se possa avere la forza di tentare un nuovo colpo. E poi la speranza rimane Vingegaard, che a 5,32, quarto posto, l'altro giorno è riuscito a mettere in difficoltà Poggi. Vediamo se domani la Jumbo Visma, che comunque con i pochi corridori rimasti sani dopo questo durissimo tour, si riuscirà a fare qualcosa di buono. La tappa di domani, speriamo di avere qualcosa di più anche dagli uomini della classifica. Abbiamo 190 km, si va da Cere ad Andorra, si arriva quindi in altura? No, naturalmente, perché anche questa volta l'arrivo è in discesa. Ci sono quattro côte, tutte di prima o di seconda categoria. Avremo il Port d'Envalira a 2400 metri, la salita più alta di questo Tour de France. Poi si scende, c'è un'ultima côte prima del traguardo, il Col de Bexeils, a 15 km dal traguardo, una salita però piuttosto dura, perché è una salita con 6 km all'8,5 medio di pendenza, per cui una salita piuttosto dura. Poi però c'è la solita quindicina di chilometri di discesa e vediamo quello che succederà. Non sono tifosissimo di questi arrivi in discesa, ma sono una delle caratteristiche di questo Tour de France. Quindi ci sentiamo domani per questa tappa pirenaica, prima del riposo. Vediamo, speriamo che sia scoppiettante anche per la classifica. Oggi ottimo Bauke Mollema, e uomo del giorno Gilbert Guillaume Martin, che fa questo bel colpo per la classifica generale, portandosi al secondo posto. Grazie ragazzi, iscrivetevi al canale, vi aspetto, like se vi piace il video, campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti. Con il canale, il prossimo appuntamento è stanotte con la finale di Coppa America tra l'Argentina e il Brasile. Con il tour ci vediamo domani nel pomeriggio. Grazie a tutti, un bacio e ciao da Lox.